Bisogna, secondo me, avere il coraggio, anche proprio per le situazioni che abbiamo visto, prima di tutto di raccontare la verità ai cittadini. Guardate che non è che si risolve con un voto in più raccontando la balla del momento il problema, anzi forse si aggravano. A che si riferisce? Mi riferisco per esempio che non si può continuare a illudere la gente o dire abbiamo tagliato le tasse quando le tasse non sono state tagliate. Bisogna avere coraggio di dire che l'IRAP, come diceva e ricordava giustamente la Santanchè, ha avuto un aumento retroattivo e l'ha fatto Renzi. Hanno aumentato le tasse su chi mette da parte nel fondo pensioni, cioè per il proprio futuro, quelle 4 euro che rimangono per le proprie pensioni. Renzi ha aumentato le tasse sugli interessi che uno matura, hanno aumentato le tasse sui risparmi, l'ha fatto Renzi, perché ci hanno venduto, giusto, dobbiamo tassare le rendite, chi fa speculazione, peccato che hanno tassato anche magari quei pensionati, quei lavoratori che riescono a mettere in banca 1.000-2.000 euro, che magari gli servono proprio per quando succede qualcosa di emergenziale, gli hanno aumentato le tasse. Non possiamo continuare a raccontare balle ai cittadini, noi siamo disponibilissimi a collaborare insieme per risolvere il problema tassazione, ma le premesse non possono essere delle balle colossali, perché guardate, non ci rimette la Lega se Renzi racconta una balla in più, ci rimettono i cittadini di questo paese. Allora, o torna un po' di serietà.